Devo fare dei lavori fuori sul balcone, più che altro devo andare ad incrementare delle prese e ho deciso di domotizzarle, quindi utilizzare dei dispositivi che possono essere controllati tramite HomeCenter 2, siano essi Z-Wave compatibili che no. E questo è il mio video racconto, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video targato Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. Come avete capito dalla intro, ho deciso di fare dei piccoli lavori sul mio balcone. Per la precisione, ho deciso di andare ad aggiungere tre prese, due bipasso e un asciugo. Perché? Perché volevo installare una zanzariera elettrica, quella praticamente per eliminare le zanzare, una presa asciugo per poter andare ad alimentare un grill elettrico e una bipasso di scorta, nel senso da poter utilizzare quando serve qualcosa di particolare. A questo punto però dovevo fare un progetto. Il progetto doveva farmi capire quali fossero i materiali che mi servissero, ma soprattutto come poter controllare le prese, quindi con quali dispositivi Z-Wave o non Z-Wave utilizzare per poterli comandare da remoto, che si fossero compatibili anche con Alexa e che supportassero gli ampere di cui avevo necessità. Ovviamente il progetto serviva anche per capire come collegare tutto quanto. Ma a questo punto vediamo il progetto che ho realizzato. Vi dico subito, sono incapace a disegnare, quindi prendetelo con le pinze o comunque quello è un prospetto che mi ha servito per capire cosa mi servisse per poter fare il lavoro. Vi ricordo anche che si parla di impianto elettrico. Io ovviamente ho avuto la supervisione di un'altra persona con me che lavora, che ha controllato ovviamente quali fossero le fasi, quali fossero i neutri, che fosse tutto collegato. E ovviamente è stato tutto fatto un'operazione a luce spenta, quindi staccato direttamente il contatore generale. Questo ovviamente per sicurezza. Quindi se non siete in grado e non siete esperti, mi raccomando, non fatelo. Rivolgetevi sicuramente come ho fatto io a chi ha capacità di fare queste cose. Io mi sono ovviamente occupato del progetto, dicendogli anche quali fossero i miei dispositivi, come devono essere collegati, e poi mi sono occupato ovviamente della domotizzazione, ma tutta la parte dell'impianto elettrico è stato fatto da un mio amico che fa l'elettricista. Vediamo quindi adesso il progetto. Vediamo quindi qual è la mia idea di collegamento. Come avete visto dall'immagine precedente, io qui ho il mio condizionatore, qui ho un punto luce alimentato da canalina esterna in quanto non avevo precedentemente un punto luce. All'interno passano i tre cavi necessari, quindi giallo-verde per la terra, il neutro e la linea. Io andrò ad installare qui una presa bipasso per quello che riguarda l'alimentazione di una lampada contro le zanzare, mentre nella parte bassa andrò ad installare una bipasso e un asciugo. Nell'asciugo andrò a posizionare un grill elettrico e quindi avrò bisogno di più potenza, mentre la bipasso resterà libera per eventuali usi futuri. A questo punto, in questa posizione, io andrò a tagliare la canalinea e i cavi e andrò ad installare una scatola di derivazione. Poi andrò a ponticellare i necessari cavi per mandare la linea, comunque il neutro, verso la lampada affinché funzioni. È una Philips Hue, quindi non ho bisogno di andare a modificare nulla se non portare la corrente. Poi andrò ad installare un sonoff da cui entrerà una linea e un neutro e uscirà una linea e un neutro che andrà direttamente nella mia presa asciugo. Quindi la presa asciugo avrà una linea e un neutro e andranno per conto loro. Dal ponticellamento qua sopra farò partire la terra che sarà comune per tutti i dispositivi, quindi partirà, andrà verso la bipasso in alto, dalla bipasso scenderà verso una delle due prese e poi sarà ponticellata con l'altra, quindi collegandolo, immaginiamo
all'asciugo, appunto ce l'ho poi verso la bipasso, perché ovviamente a questo punto non ci sono problemi. Queste due prese invece saranno alimentate da un double switch della Fibaro, che posizionò più o meno qui ovviamente. La Fibaro prevede che all'interno vada sia il neutro che la linea, ma esce soltanto la linea. Detto questo, anche il neutro per le due bipasso viaggia come viaggia per la terra, quindi partirà un cavo ponticellato, passerà nella presa bipasso e poi scenderà sull'altra bipasso, ovviamente posizionandolo nella maniera corretta o legati entrambi nella stessa posizione, altrimenti potrebbe creare problemi. A questo punto dal double switch della Fibaro partiranno le due linee necessarie, quindi una linea verso la bipasso qui e una seconda linea che farà tutto il tragitto e scenderà verso la seconda bipasso. A questo punto queste due saranno alimentate singolarmente dal double switch, mentre per quello che riguarda il sonoff alimenterà l'asciugo, perché ho bisogno di 10 A di potenza. Sembra molto complesso, ma è più difficile a spiegarsi che a farsi. Fatto il progetto, sono andato a comprare i materiali. I materiali che ho comprato e che mi servivano per il mio progetto sono state una scatola di derivazione, due prese bipasso da esterno, una presa asciugo da esterno, le scatole per contenere queste prese, quindi una tre posti e un posto singolo sempre per esterno, cavi marroni, giallo verde e blu per i collegamenti elettrici e ovviamente le canaline. Una volta quindi che ho comprato tutto il materiale, abbiamo cominciato a fare i nostri lavori, quindi installando ovviamente tutte le canaline, la scatola di derivazione, le prese e ovviamente il mio amico ha fatto tutta la parte di collegamento. Collegamento che adesso vi mostro in maniera molto semplice e molto veloce delle varie prese. Ed ecco qui, come potete vedere, i collegamenti. Il blu che arriva dall'entrata non è altro che il neutro che va sia verso la lampadina che già c'era, e un neutro verso il sonoff da cui esce per andare a prendere ad alimentare la presa asciugo, e un neutro che entra all'interno del nostro double switch e un neutro che poi va in caduta verso tutte le altre prese. Per quanto riguarda la linea, c'è una linea che va direttamente nel sonoff ed esce dal sonoff per alimentare sempre l'asciugo, perché viaggia in maniera separata, mentre all'interno del double switch abbiamo l'entrata marrone che è la linea e le due linee in uscita che andranno ad alimentare in maniera separata le due prese, in quanto andrà a chiudere ad aprire il circuito in base a se dobbiamo accendere o spegnere il dispositivo. Il tutto ovviamente all'interno di una scatola di derivazione per poter mantenere tutto chiuso. Ed ecco qui, avete quindi visto quello che è il lavoro. Ovviamente può essere fatto meglio, ma per quello che riguarda il sottoscritto sicuramente è più che sufficiente. Grazie alla compatibilità con l'assistente vocale di Amazon posso controllare le due prese bipasso, perché i prodotti Fibaro sono compatibili con questo assistente vocale, mentre per quello che riguarda il sonoff ho utilizzato un sonoff con firmware Tasmota, perché mi permette l'integrazione con il mio home center e soprattutto è compatibile anche con Alexa stessa, quindi mi permette di andare ad effettuare tutte le chiamate vocali attraverso l'assistente e quindi comandarle anche dai miei tre Echo Dot. Devo dire che ormai lo sto utilizzando da 2-3 settimane e non ci sono stati nessun tipo di problemi di comunicazione, né per quello che riguarda il sonoff, né per quello che riguarda il double switch, né per quello che riguarda ovviamente il prodotto di Amazon, che comunque riesce a
interagire tranquillamente con questi dispositivi, al netto ovviamente che l'assistente vocale ogni tanto non capisce quello che io dico, ma questo fa parte del gioco. A questo punto non mi resta che salutarvi, vi ringrazio di aver visto il video fino ad ora, se vi è piaciuto condividetelo e mettete un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!